Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di LA Noir. Il mio nome è come sempre Quitton 8 e quest'oggi siamo tutti qui per prendere questa macchina che non è rovinata quanto l'altra e andare magari al concessionario di Wee Brothers. Luoghi, yes. Gli posta come destinazione. Let's fucking go. Quindi sappiamo che il console si è, ha cercato di scoparsi un tizio di English, please. See, this is why nobody invites you out for drinks. It's just very industrious of him to be so involved in matters of consular transportation. Un ragazzino minorenne. I think what you're trying to say is that lovable. Oddio, wait. Oh, ho visualizzato un logo famoso. Lo prendiamo? Dai, prendiamolo. Va bene. Arrivo, zio. Car 11K, we'll handle the help call. Yeah! 11K, your help call is a glow-blown and jewelry, 333 South Main Street. Let's go through. Eccoci qua, stiamo arrivando. Siamo vicinissimi. Porco Giuda. We got a hold up gone sour. Three guns locked themselves in with two hostages. I tried to go on through the front, but the place is a fortress. I nearly got a mouthful of lead from my trouble. All right. See if I can get it through the back. All right, I'll stay here and keep him busy. Bravo, tu sì che sai entrare dal retro. Febs. Let's go. Right back. Andiamo. Dal retro. Di qua. Hello? C'è qualcuno in casa? Chiataci vostra. Oh merda. Salve. Vieni fuori, testolina. Stay down. Ok, lui è andato. Ricarica, bravo. Stay in cover. Vieni fuori, tizietto. Quick, up the stairs, get after him. Go. E che cazzo? Ricarica. E andiamo. Forza. Dove sei, zio? È uscito di qua. Salve. Hello. Wow, un ostaggio. Put the weapon down now. Put your weapons down and your hands in the air. Oddio, ho ucciso l'ostaggio. Whoops! Tornerò a fare la pattuglia. Dai, dai, che non c'è nessuno qua dietro, lo so già io. Surrender now or I will use. Ok, facciamo uscire il tizio che lo prendiamo in testa diretto. Vieni fuori. È stato un cazzo di piacere, zio. Quick, up the stairs, get after it. Su per le scale, dai. Oddio, ne ho già ucciso un ostaggio, il bastardo. Non l'avevo visto quello prima. Put the weapon down now. Splattete! Yeah! Occhio di falco, non sbaglia mai. Tranne la prima volta. Però, ehi. Abbiamo risolto un altro brillante caso. Car 11K, I've been involved in a shooting at 333 South Main Street.
Globe Loan and Jewelry. It's code 4 now, but the suspect is down. I need an ambulance here. And notify my supervisor and the coroner. Ottimo. Lieutenant K, roger on the ambulance and coroner. Your supervisor will be notified. All units 11K reports code 4. Siamo fortissimi, partner. Siamo dei fenomeni. Ora possiamo dirigerci dai Dewey Brothers. In realtà non serve adesso la cosa, perché non è che abbiamo fretta di andare da nessuna parte. Quello è passato col rosso, agente! Qualcuno li fermi. Ops. Now look what you've done. Dai, una botticella. È vintage adesso. Non ti preoccupare. Mamma mia, ste sterzate. Certo, andare in giro con la sirena rende tutto molto più facile, eh? Ok. Eccoci qua. Mamma, che brutto rumore che faceva la macchina. Credo fosse la macchina, perlomeno. Poteva essere una pernacchia da qualcuno in strada. Don't tell me, let me guess. You were making your way past the lot, caught sight of the new model four door, and couldn't help yourself. No. You could see yourself in that car and just had to take a closer look. Well, I can't say as I blame you. No. LAPD, Mac. We'd like to speak with the owner. That's me, William Dewey, proprietor at your service. We're investigating the theft of a Packard belonging to the Argentine embassy. Are you missing a combination wrench? I don't know, detective, but I know how we can find out. Follow me. Ottimo. Better call Saul. È lui. Abbiamo trovato suo nonno. Vediamo un po' se gli manca. We keep all the tools in here. E sì, mancano. Be my guest. You sure you guys aren't interested in a new car? Huh? Yep. Maybe a used car. Eccola lì. I have some nice used cars for guys in your wage bracket. Lì? Okay. Why don't you give us some alone time, Dewey? Go sell some cars or whatever it is that you do here. Sì, perfetto. Ok, questo è facile. Lo facevo anche alla scuola per ritardati. Yeah. E giallo. Lì. E rosso. E però ci sono due buchi. Yup. Gabriel Delgado is missing a three quarter. Ottimo. Che è il nostro Gabriel, che è la tre quarti che abbiamo trovato lì sotto. Yo, Gabriel. That abroad's been driving this auto. The clutch is a mess. Ah sì. Vediamo un po'. I don't think this is gonna help us. Il pacco del tizio possiamo esaminarlo, agente? This doesn't pertain to the case. No. Il pacco del tizio? No. Vabbè. Magari era pertinente al caso, sai com'è. Non è la nostra. Doesn't tell me anything. Ok. Qua. Not sure this means much. Che rompiballe che sei però, eh. Dai, su. Qua. No. Questa? Incidental. Accidentale. Va bene, va bene, va bene. Quindi. Diamo un'occhiata tipo di qua. Questa no, ok. Qui dietro magari abbiamo qualcosa che buttano. Robe così? No? No, va bene, va bene. Va bene, niente, niente. Come non detto, scherzo.
No, non li voglio mostrati gli indizi, voglio cercarli io, non cagare il cazzo. Anche se li manco va bene così. Qua dentro nelle cose buttate? No. Ok, qua dietro abbiamo qualcosa? No. E va bene così. Allora, andiamo di qua. Vediamo un po'. Targa davanti a quest'auto, no. Questi? Maybe. Nah, ok. Ma non credo che abbia niente sulla scena del crimine, cioè. Sarebbe proprio un coglione, no? Anche se queste no. Lo so che gli manca quella. A meno che non sia tipo qui, ma no. Andiamo a parlare col tizio intanto, dai. If you don't mind, we have a few questions. Allora. Packards are great cars, but this doesn't look like the kind of place favored by foreign embassies. How do you know Valdez? I don't know Valdez. The embassy bought the car. All I know is he must know a quality car when he sees one. Non ha detto che il guidatore. I've had just about enough of you, Dewey. What's the angle with Valdez? The embassy bought the car. When it comes in for service, Valdez picks it up. That's it. Okay, va bene, va bene. Where can we find Delgado? I don't know. He sure as hell isn't here. Dai, lo saprai. Address, Dewey, or my partner shoves her head in a car door. Okay, all right. Apartment 3103 Hill Street. Certo, and tell him from sai. Me. If he ever shows his face around here again, I'm gonna kick his butt from here to Kingdom Come. A wrench from this dealership was used to strip the wheels from a Packard last night, Mr. Dewey. A couple of Hispanics were seen taking parts. We've had a spate of thefts ourselves. Comes with the location. Thieving bastards will steal anything the minute your back is turned. So that's it? Like I said, the workshop's too close to the street. Certo. It's difficult to keep an eye on it. Certo, certo, certo. Non ci credo, ho sbagliato ad assecondarlo, infatti. It's spreading the word that you don't like to cooperate with the LAPD. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Va bene. Ma possiamo andare da Gabriel? Let's go. Oop. You read the story in the Examiner about the Navy developing three-dimensional movies? What's a dimension? Dai, zio, you know, like a graph. Vertical axis is Y and horizontal is X. Well, that's clear as mud. Third dimension would be Z. So things would be popping out of the screen. That's ridiculous. Scare people out of the theater. God's name would want that. I don't know. People scoffed at the idea of talking to colors. Look what we have now. Il 3D, chi mai lo vorrebbe? Ora ti vendono i biglietti a 1500 euro. Cazzo sì, facciamo un altro crimine di strada. Let's go. Whee, tonk. Signori, abbiamo un'emergenza, vi prego di farvi da parte. Grazie mille, come si accendono le luci? Oh, le accendono. Wow! No, ok.
Stavo dicendo, abbiamo superato, invece no, era l'altra cosa. Eccoci qua. And let's go. You penis is hiding from me. I will find you all and eat you. Yes, sir. Damn. Ti pippo tutta. Why these places have so much preparation age? Ai 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 ai. Perché è un nero che ruba? Dai, è un cliché. Ooh, wee. Penis give me speed. Nope. Non ti sei fatto, quindi non avrai velocità. Oh cazzo. Vieni qui, zio. Tanto non lo posso battere, un nero che corre. Infatti, sta pensando anche lui. Get the hell down from there, you lunatic! Vieni qui, cazzo! Dove minchia sei andato? Di là. Vieni qui, non farmi correre. Mi incazzo solo di più se mi fai correre. You really need to lay off the pills. Oh. Aia. Oh, minchia. Quella testata. Tipo, uè, zio, io sono di quarto giaro. Bam. Piena faccia. Perfetto. Quindi abbiamo preso un nero che voleva farsi di coca. Non un capello fuori posto. Ottimo. Ah, era un achievement completare una risa senza perdere il cappello. Il mio cappello. Neanche Jack Sparrow c'era così attaccato. Salve signori, salve. Sta qua sopra. E queste mi sembrano rotaie del cazzo di treno. Va bene, parcheggiamo qui, dai. Let's go. E andiamo a piedi. Perché, come abbiamo già visto, non è molto brava a fare le scale la mia macchina. Piccioni che volano. Okay, let's see what Gabriel has to say for himself. I just hope our archangel hasn't already flown. What the hell is this guy doing? Che cazzo vuoi? Eh? Hai parlato di me? Eh? Sciò. Ti pare? Sta gente. Signora Delgado, mica entrare proprio così a sbrofa. Ah no, perché... Allora, Delgado. Ha detto appartamento 3, giusto? Quindi è sopra. Yep. Maniglia d'oro. Salve signora Delgado, lei è ancora incinta. Porco Giuda. Yes. LAPD, ma'am. We're looking for Gabriel Delgado. Gabriel? We're from the police. Polizia, you understand? Yes. I understand. Could you come inside? What is your name? Ana Rodriguez. Is Gabriel Delgado here, Ms. Rodriguez? No. What do you want with Gabriel? Is he in trouble? Stay where you are, Ms. Rodriguez. We need to take a look around. But he is not here. I have told you. Okay. Check out the surrounds. I'll stay with the broad. With the broad. Certo, certo. Bravo, so how far along are you? Bandiera argentina. Bandiera argentina, dai, cazzo. Right. So how's it gonna be when you go into labor and he's not around? No, non voglio parlare. You are wrong about Gabriel. He will be a good father. Already he works hard to provide for us.
Unless you help us, your little one won't be seeing Papa for a very long time. No, questa è la porta d'entrata, sì. Di qua niente. Di qua niente. Di qua niente. Una macchina. Con dei cerchioni simili a quelli della Packard, no, eh. Signora, le sta bollendo la pentola. Sigarette. Serving breakfast for two, Anna? You should have cleared up. Quindi c'è colazione per due. Quindi dov'è Gabriel? La camera da letto. Il talamo nuziale. Not everything here is going to be real. Ho capito, non rompere il cazzo. Circumstantial. Basta. Ok. Mamma mia, che casa disordinata però, zio. Doesn't look like anything. Va bene. No, non quello. Qui. Questa porta non si apre. We really ought to take more time over the Packard, Phelps. Let's head back to the empty lot. Stai buono. Perché c'è una cazzo di bandiera argentina? Sono argentini anche loro, allora. La base è quella. Salve. Hey, keep it down, would you? My little girl just got to sleep. E sto bussando. Niente, eh. Le foto. Niente? Really? Nulla? Nulla di nulla? Cazzo. Non voglio parlare con lei. I quadri. No, eh. Sì, la foto, abbiamo capito. Però la foto lui non aveva detto niente, eh? Cioè la guarda, però. Beh, sappiamo come è fatto Gabriel, in teoria. No, potrebbe essere il padre. Usciamo di qua. Hello? Porta qui niente. Qua dietro magari troviamo qualcosa. Oppure possiamo lasciare qua Bukowski. Una cazzo di officina. Oh, ma cosa abbiamo qui? Due ruote delle Packard. Perché l'ho rubato solo una? Valdez gets his wheel back. Ottimo. Don't think this is anything. Nah. Probably nothing. Un martello. Probabilmente nulla. Solo queste due cose attiravano la tua attenzione. PR. Hello. Diplomatic license plates. Lavora proprio duro, eh. Junk. Beh no, sono targhe rubate palesemente. Questo? Not much help. Ok. Qui non c'è niente, eh? No, non questo tavolo, cazzo. Questo.
è sempre quello. Mettilo giù. Le ruote rubate, nient'altro. E questa pala, ya? Sembrerebbe... Qui stava preparando per due, da quello che ho capito, sì. You're in serious trouble, Miss Rodriguez. But Gabriel is not here. I have done nothing wrong. Movente il furto d'auto. Why did he steal the car, Anna? The customer insulted him. He has his honor, no? Ma ne ruba altre. Gabriel's been in trouble before. He left you here alone to answer for him, and you expect me to believe that his motive was honor? Certo. Please don't yell at me. I've done nothing wrong. Oh, cazzo, è incinta. Gesù, tira fuori quella carta lì. Allora, ultimo contatto. Tell us the truth, Anna. Has Gabriel been here? I haven't seen him non for at least three nights. Accusa. You keep lying to me, and I'll send you and your baby to jail. He lives here, but esatto. He hasn't come home. I swear it. E i piatti da colazione? Enough, Anna. There are signs all over this place that he's been back. Eh? He was here last night. Okay. I have never seen him so angry. He went out to his shed and put some things in it. I don't know what and I don't want to know. I love him. Certo. E lui ruba le auto. We found a license plate matching our stolen vehicle in the shed. Add in the assortment of parts and we can make Gabriel for a dozen other thefts. It's time to get serious, Anna. You must ask these questions of Gabriel. I know nothing of these car parts. Then tell us where he is. If your baby is born in prison, Anna, the corrections officers will take it from you. You will see your son or daughter through a metal grate for Così. Half an hour a week. The start line is on First and Santa Fe. La linea di partenza? There is a spillway under the bridge that leads to the river. Many policia have wrecked trying to follow him. Inseguimento d'auto. We will put in a good word for you, Anna. As far as we're concerned, this sits with Gabriel. Start line? That sounds like a street race to me. It's gotten out of hand this last year. No wonder Delgado has such an eye for fine art. Perfetto, signore. We know where the kid is. Let's go stop these clowns and get him off the streets. Yup. Sono d'accordo con te, partner. Prendiamo sti buffoni e fermiamoli. Alla corsa di macchine illegale. Vivere la nostra vita. Un quarto di miglio alla volta. Cazzo, devo vedere Fast and Furious 7. What kind of man leaves his pregnant girlfriend at home while he goes off to play cars? Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? Ok, andiamo a prendere. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Kids used to steal cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the man. I've had enough of those to last me a lifetime. Oh, Gesù. Quindi è vero, è anche minorenne. Signori, stiamo andando a una corsa d'auto illegale, grazie. Lo so, non si direbbe, ma io sono un ottimo cazzo di pilota. Eccolo. Beh, no, non risponderò a questa camera. Dobbiamo andare alla corsa di auto illegale, mi dispiace. Let's go.
Mamma se siamo lenti. Se questo fosse Top Gear e Jeremy Clarkson fosse ancora in Top Gear, crederebbe more power. Ma non lo è. Aia. Cioè, cazzo, con la bandiera addirittura della tizia messicana. Hello! Quick! They're getting away! Eh, la Madonna! Phelps, 1247, requesting assistance at first at Santa Fe. Reports of an illegal street race. Stay on Delgado. It's getting away! Oops. I'm gonna find you! Gonna lose him! Salve! Via le palle, zio! Wow! Whoa! Delgado is our boy. Get the others. Oh mio Dio! Vieni qua, tesoro, vieni qua. Wee-hoo. Step on it, Phelps. Take him out. Oh merda. Enough games, Phelps. Take this guy out. Zio, non è che guida coi così tanto bene, eh. Vieni qua. Oh merda. Woohoo! Lay into his wheel, Archie. Come on. È quello che sto facendo, zio, stai buono. Merda. God damn it, Cole, hold it steady. Merda. Vieni qua. Oh, Fast and Furious, Tokyo Drift! Ho cercato di accoppiare la torre. LOL. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Per Grand Theft Auto, sì! Fuck you, puto! You should speak to the maricón! Valdez, I shot him! Now who's a man? I should have burned his fucking car! Avresti dovuto farlo, sì. You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That Detective Phelps is not a bad haul. You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. Grazie. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Mamma santa. Abbiamo chiuso i casi, ragazzi. 13 su 17 indizi solo. Cacchio. E abbiamo fatto un cifro di danno al veicolo, proprio. Tre stelle e basta. Forse perché dovevamo tornare a guardare l'auto, come diceva Broski. Ma non c'è servito. Do you have any plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Lol. Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full Lol. Inspection! It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Oh, merda. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant.
You know the boar's immaculate. Weekend liberty canceled. Two-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Ay, 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 ay. Un matrimonio perfetto! E con questo, signori, io concludo qui questo episodio. Spero, come sempre, che l'episodio vi sia piaciuto. Il mio nome è, come sempre, QuickManOS. Ciao! Quello è stato steso. Porca la pupazzola.